la sua interrogazione. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo. Apprendiamo dai giornali che il 6/10/2012 l'ingegnere Andrea Rossi a Bologna ha condotto un esperimento relativo alla scoperta rivoluzionaria di una nuova sorgente di energia nucleare, chiamata fusione a freddo. L'esperimento è basato sulla fusione nucleare dell'idrogeno con il nichel, cioè a dire un esperimento a costo quasi zero e che potrebbe produrre energia elettrica, tantissima energia elettrica a costo bassissimo. Sì, noi che cosa chiediamo con questa interrogazione? Chiediamo che il Governo verifichi se effettivamente quanto detto nei giornali corrisponde al vero e inizi una serie di sperimentazioni al fine di realizzare questa fusione a freddo e conseguenzialmente di produrre energia a bassissimo costo. Grazie onorevole. Il Ministro Piero Giarda ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Rispondo a questa interrogazione sulla base di elementi che sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si sottolinea che gli esperimenti condotti da alcuni anni dall'ingegnere Andrea Rossi e dal professor Sergio Focardi dell'Università di Bologna si inquadrano nella lista dei numerosi tentativi avviati nel recente passato e ancora oggi in vita nel nostro Paese orientati all'estrazione a basso costo di energia dalla materia in condizioni di bassa temperatura, si parla di fusione fredda in quanto le temperature in gioco sono molto inferiori a quelle rilevanti nei processi nucleari standard. In Italia sono attualmente attivi esperimenti volti a valutare procedimenti di produzione di calore impiegando componenti solidi e gassosi tipo palladio e idrogeno oppure palladio deuterio o da azioni di compressione dette piezo nuclear actions. Questi tentativi hanno visto produzione di calore per brevi durate con bassa affidabilità e notevoli incomprensioni sul tipo di intrinseco funzionamento. L'esperimento dell'ingegner Rossi sembra impiegare il nickel come elemento base in presenza di un flusso di idrogeno, l'idrogeno che sembra trasformarsi in virtù dell'azione catalitica del nickel viene inviato, sollecitato da energia a radiofrequenza verso i nuclei di nickel. La bassissima probabilità di impatto con detti nuclei, ancorché diversa da zero, sembra rappresentare una delle ragioni per lo sviluppo di raggi gamma di energia media tale da riscaldare il reattore. Tale calore viene rimosso con un flusso d'acqua che esce calda dal reattore stesso. Riguardo alle richieste formulate nel testo dall'interrogante, si rappresenta che sarebbe anzitutto necessario avere piena cognizione dei risultati di questa tipologia di ricerche, soprattutto in termini di applicabilità concreta ed economicità, aspetti che allo Stato non possono considerarsi univocamente assunti. Una volta che saranno conosciuti i suddetti risultati e accertati i conseguenti risvolti in merito alla loro applicazione, potrebbe essere valutata la possibilità di attivare finanziamenti di progetti di ricerca sviluppati in tale ambito dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, anche attraverso le future assegnazioni del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Grazie Ministro. Onorevole Scilipoti ha facoltà di replicare. Signor Ministro, mi dispiace, io non mi ritengo soddisfatto della sua risposta, anche perché la sua risposta è una risposta più di prassi, ma nel contenuto della mia interrogazione francamente non siamo entrati. Io chiedevo alla fine della mia interrogazione di voler verificare, e quello che lei ha riportato qua dentro sono delle verifiche parziali, perciò si dovrebbero fare altre verifiche, si dovrebbe dare la possibilità di fare la sperimentazione a tutti gli effetti per poter poi decidere se effettivamente questa fusione a freddo potrebbe essere la rivoluzione copernicana nell'interesse del Paese, nell'interesse dell'Europa e del mondo.
Veda, quando lei parla di costi, lei sa, ritengo che lei sappia, che un grammo di nickel costa qualche centesimo e l'idrogeno non costa niente. Cioè dire questi due elementi, un grammo di nickel più dell'idrogeno, che ha un costo bassissimo, potrebbero produrre energia elettrica pari a 4 barili di petrolio. Questo significa rivoluzione copernicana, questo significa parlare un linguaggio nuovo, questo significa aprire una strada che potrebbe cambiare il vecchio paradigma della logica dell'energetica e aprire una strada completamente nuova che potrebbe dare veramente un risvolto nell'interesse dell'umanità. Ci vuole volontà, signor Ministro. La volontà, io credo, che attraverso la sua risposta non è individuata, cioè non si riesce a individuare, e questo me ne dispiace. Mi auguro che ci possa essere al più presto una presa di coscienza e far sì che le nuove frontiere si aprano attraverso nuove strade, che significa anche cambiare il paradigma della visione meccanicistica e cartesiana che molte volte i professori universitari hanno. Grazie. Grazie a lei, onorevole Scilipoti.